Buonasera da Eugenio Cucci e Rossella Torruzzi e benvenuti alla prima edizione del TG Scolastico del Liceo Poliziano. Adesso passiamo ad analizzare gli eventi più importanti che hanno interessato i nostri licei. Il 25 novembre 2017 i licei poliziani hanno ricordato Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Don Pino Puglisi in occasione dell'incontro per la lotta contro la mafia. Durante questa tavola rotonda sono stati intervistati l'onorevole Rosy Bindi, presidente della Commissione Antimafia, e il professore Maurizio Artale, del Centro Accoglienza Padre Nostro di Palermo. Vediamo il servizio. La mafia è la causa del sottosviluppo del Mezzogiorno, non l'effetto dei problemi del Mezzogiorno. Ma fin quando mancherà lavoro, mancherà scuola, i cittadini di certe parti d'Italia non avranno gli stessi diritti di tutti gli altri, sarà difficile scardinare questo consenso delle mafie. Ecco perché io ritengo che accanto ai carabinieri e accanto ai magistrati e accanto allo Stato ci debba essere un'azione veramente di crescita, di sviluppo, questo superamento di disuguaglianze sociali che danno il senso dell'abbandono di alcuni territori del nostro paese non è più sopportabile. Come si dimostra ai ragazzi che vale la pena stare dalla parte della legalità? Noi dobbiamo dire una cosa chiara, ecco, dobbiamo cambiare l'ordine di riflessione. Rina è morto in carcere dopo 25 anni di carcere, quindi lui è uno sconfitto, non è un vincitore. Ecco, quello che il giornalismo ha fatto, creare di Rina il capo dei capi, è uno degli errori che continuiamo a fare. Quindi tutti devono sapere che tutto il gota mafioso che reggeva le fila siciliane e dell'Italia sono in galera, sono in carcere, moriranno in carcere. Quindi questa cosa va detta chiaramente ai ragazzi. Quindi scegliere di stare dalla parte di Rina significa bruciarsi la vita, non solo quella propria, ma quella dei familiari di chi ci sta intorno. Nella nostra scuola sarà attivo il progetto relativo alla biblioteca innovativa. Andiamo quindi a sentire l'intervista del nostro inviato Lorenzo alla referente della biblioteca scolastica, la professoressa Silvia Gennari. Non solo, è stata intervistata dalla nostra inviata Nicole, la professoressa Paola Aretini, riguardo a uno dei progetti più illustri dell'alternanza scuola-lavoro dell'anno scorso, il libro Selfie di noi. Ecco i servizi. Il progetto Biblioteca Scolastica Innovativa è un progetto per cui abbiamo avuto il finanziamento dal Ministero che ci permetterà di rinnovare completamente la biblioteca scolastica, o meglio, di mantenere i contenuti dei libri cartacei che sono a disposizione della nostra biblioteca, che essendo il risultato della biblioteca del liceo classico e del liceo scientifico, che fino a un po' di anni fa erano due scuole divise, abbonda quindi di testi sia sul versante umanistico che sul versante scientifico, e a questi si aggiungeranno inoltre una serie di contenuti digitali, sia di ebook che di contenuti digitali acquistati dall'esterno e anche prodotti dalla nostra scuola, che saranno consultabili attraverso i vari device con le nuove tecnologie, sia all'interno della scuola che all'esterno. Saranno anche consultabili non solo dai nostri studenti ma anche dalle loro famiglie attraverso una password che permetterà loro appunto di avere accesso a questi contenuti digitali. Dunque, è nato nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro per le 200 ore che i ragazzi devono fare arrivati in quinta liceo per poter accedere all'esame di Stato, e abbiamo trovato così, navigando su internet, una casa editrice, la casa editrice Gemma di Frosinone, che organizzava progetti di scrittura creativa per ragazzi. Ora, non che ragazzi dovessero scrivere, perché non tutti devono essere scrittori, ma ragazzi che potevano avere nelle loro aspirazioni fare lavoro di editing, di marketing, correttori di bozze. E quindi l'anno scorso abbiamo iniziato con due classi terze, è uscito un volume che si chiama Selfie di noi licei poliziani, in cui abbiamo messo al lavoro un po' tutta la scuola. C'è stato chi ha scritto, anche non di quelle due terze, abbiamo reperito talenti, giovani talenti di scrittura un po' in tutta la scuola, e abbiamo dato un tema, un argomento. Questo argomento è stato storie fantastiche di personaggi della letteratura, quindi ognuno ha visto personaggi della letteratura così come se li immaginava, con quello che ricordava dai testi di scuola e mettendoci anche del suo. E ne è venuto fuori un volume di circa 200-280 pagine. Lo scorso 15 novembre, nella lavagna dei nostri licei, si è svolta la presentazione degli itinerari turistici per far conoscere la storia e i tesori delle abbazie e degli eremi benedettini dei 12 comuni senesi. Il progetto è stato realizzato su proposta dell'Istituto per la valorizzazione delle abbazie ed è stato coordinato dal professor Durando e dalle professoresse Amitrano e Mammana, ed ha coinvolto Regione e Rotary Club.
Il racconto della giornata nelle interviste di Nicole, Anita e Samuele. Salve, ci troviamo all'interno dei licei poliziani con il signor Chiezzi. Le volevo chiedere, è fiero della realizzazione di questo progetto? Sì, dico, è un progetto che è nato un anno fa e l'abbiamo pensato insieme al vostro preside, al Rotary Club di Montepulciano e all'Istituto per la valorizzazione delle abbazie, del quale fanno parte 7 comuni della nostra zona, non sto ad elencarli, ma 7 comuni importanti, a cominciare da Montepulciano e dalla nostra diocesi e dalla diocesi di Grosseto. Questo è un progetto al quale tenevamo particolarmente, che è stato riconosciuto come buona pratica da parte dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani della Regione Toscana, è stato pubblicizzato, tant'è vero altri istituti superiori ci stanno chiedendo di ripetere presso di loro queste esperienze. Siamo qua con il signor Contucci all'interno dei licei poliziani. Signor Contucci, le domando subito, cosa ne pensa in generale del progetto Le Buone Pratiche? Ma credo che sia un bel progetto, oltretutto oggi viene qui presentato ai licei poliziani. Io sono un ex liceale, per cui evidentemente la gioia è immensa, il progetto è splendido, quindi so che i ragazzi si sono dati da fare, si sono impegnati insieme a tutti quegli altri che hanno reso possibile la realizzazione. Siamo qui con la dottoressa Busato all'interno dei licei poliziani. Volevo chiederle come agisce la sua federazione appunto all'interno di questi progetti. Ma noi cerchiamo di favorire proprio la realizzazione di questi progetti che rientrano nell'ambito delle attività poi sviluppate in modo più ampio dal Consiglio d'Europa, dalle regioni e da tutti gli enti locali. Quindi ci fa assolutamente estremamente piacere che questi licei abbiano raccolto l'invito e abbiano realizzato un prodotto che sarà sicuramente un valido supporto per la promozione turistica del territorio. Salve, siamo all'interno dei licei poliziani e in presenza del presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani. Quali sono i punti di forza a livello internazionale della Toscana relativi a questo progetto? Ma indubbiamente la Toscana è una delle realtà turistiche di maggiore interesse, è un giacimento culturale che da 3.000 anni riesce a offrire il meglio che la civiltà umana possa aver dato. A pensare quello che significò la civiltà etrusca, a continuare con quello che è stato la ricchezza del tessuto nell'epoca medievale, a continuare con il Rinascimento. La Toscana ha sempre esercitato un ruolo importante nella storia e quindi è indubbio che vedere che come in un liceo la storia viene affrontata con gli studenti protagonisti, sia nel capire sia nel narrare, è qualcosa di molto bello che c'entra gli obiettivi dei progetti di alternanza scuola-lavoro. Salve, ci troviamo all'interno dei licei poliziani in presenza del vescovo della diocesi di Montepulciano, Chiusi Pienza. È soddisfatto dell'operato dei ragazzi, degli studenti così giovani? Sì, molto. Ho potuto vedere i loro lavori in anteprima. Qui ci dà l'idea, siamo proprio a scuola. E ho visto la cura e la precisione anche che hanno messo, e anche la bellezza del prodotto poi, che diventa uno strumento valido per la promozione del territorio, ovviamente, e poi anche con i contenuti culturali che invogliano anche ad approfondire e a visitare questi siti. Mi piace questa scelta della scuola di aver responsabilizzato i ragazzi, di avergli affidato un compito, ovviamente insieme ai loro insegnanti, però li ho visti, questi giovani, questi ragazzi, studenti, davvero partecipi, davvero responsabili, protagonisti, ed è un segnale importante per la scuola di oggi. Mettere al centro i ragazzi, dare loro responsabilità e farli esprimere per i loro talenti. Siamo arrivati alla conclusione della prima edizione del TG Poliziano. Un saluto da Rossella Tacuzio e da Eugenio Pucci. Vi aspettiamo alla prossima puntata.